Oggi voglio parlare di React da un punto di vista generale. Questo video vuole rispondere a questa semplice domanda. Qual è l'esigenza di avere una nuova libreria per sviluppare applicazioni web? Se non avete mai fatto quei siti internet, sapete, non la classica paginetta, proprio siti internet più complessi, magari potrebbe essere difficile capire perché serve, perché React serve. Ma fidatevi, serve. Per creare un sito internet moderno, tipo un social network, e il motivo per cui dico un social network non è casuale, hai bisogno di tre ingredienti principali. L'HTML, che ti consente di strutturare le pagine. Poi hai bisogno di JavaScript, che consente di aggiungere quella componente aggiuntiva che serve alle pagine web moderne. E infine ti serve il CSS, che ti consente di dare uno stile alla tua web app, tipo colori, font, eccetera. Una pagina web, per definizione, è statica. Se vogliamo aggiungere delle interazioni, abbiamo bisogno di JavaScript. In questo quadretto, dove si infila React? Seppur React è una libreria JavaScript, io personalmente lo posiziono tra HTML e JavaScript, ma ripeto, è JavaScript. Detto ciò, a che serve React? React serve a facilitare lo sviluppo delle interfacce utente, delle applicazioni web e anche per app per smartphone, anche se puoi anche sviluppare programmi per il computer, cioè classiche applicazioni per il computer. Anche se sembra banale facilitare lo sviluppo delle interfacce utenti, è tanta roba invece. Se avete avuto a che fare con JavaScript e HTML, soffermatevi a pensare per un attimo a questa domanda. Qual è stata la cosa più difficile su cui mi sono imbattuto? Cioè proprio rifletteteci un attimo. Ovviamente questa domanda è soggettiva. Ognuno di noi può trovare tedioso un aspetto piuttosto che un altro. Per me, quello che veramente mi scarta vetra, i cosiddetti, sono i form. In particolare quei form che un utente usa per fornire dei dati che magari in futuro dovrà modificare. Quindi deve gestire l'inserimento dei dati, la modifica, la cancellazione. Cioè, questa cosa l'ho trovata sempre uno scartavetramento. Una delle cose che fa React è di risolvere questo problema, ovvero non lo risolve, ma ti rende la vita più semplice. Cos'altro potrebbe essere complicato da fare? Prendiamo un sito internet a caso, YouTube. Su questa pagina vedete che ogni video ha una miniatura, il logo del canale, il titolo e altre informazioni come la durata, il numero di visualizzazioni, eccetera eccetera eccetera, e queste informazioni vengono copiate per ogni video che vedete su questa pagina. Quello che succede quando si crea un sito come questo è che si crea uno stampino, un modello di quello che un video deve contenere per questo genere di pagina, e poi viene copiato in base a quante volte serve. Questo genere di roba lo si fa molto spesso quando si sviluppa qualsiasi tipo di applicazione. Ottenere questa cosa che vi ho spiegato, tipo copiare un modello tante volte in JavaScript, si può fare, ma potrebbe risultare un po' complicato. React ti permette di risolvere questo problema. Ovviamente, stare qua a fare la lista di cosa e cosa non fa React sarebbe intrattabile, non la finiamo più. Quello che è importante capire per questo video è che consente di astrarre di molto la programmazione web e renderla più efficiente. E come lo fa? Perché alla fine ricordiamoci che React è in JavaScript. Cosa consente di fare React che JavaScript non ti consente di fare? In realtà non ti consente niente di diverso, in teoria. Tutto quello che fai con React lo puoi fare benissimo utilizzando JavaScript puro, ma te lo fa fare in una maniera più efficiente.
E qui ritorniamo alla domanda che avevo lasciato in sospeso poco fa. Come lo fa? E quindi lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi parliamo di React. Lasciate un like, iscrivetevi al canale per supportare il mio lavoro, commentate sotto questo video e se volete potete anche offrirmi un caffè virtuale utilizzando Ko-fi. Il link lo trovate in descrizione. E quindi proseguiamo e continuiamo a parlare di React. Prima della sigla avevo lasciato in sospeso la domanda di come possa fare React a semplificare e a rendere lo sviluppo web più efficiente. Prima di rispondere a questa domanda, dobbiamo parlare di Document Object Model, per gli amici il DOM. Il vostro browser, quando accede a una qualsiasi pagina web, ne legge il contenuto HTML e ne crea una struttura dati. Questa struttura dati è di fatto un albero a tutti gli effetti, dove ogni nodo dell'albero rappresenta un tag HTML presente all'interno della pagina. In generale, ogni tag ha tre cose fondamentali. Ovviamente il nome, tipo P per i paragrafi, img per le immagini, A per i link, ed eccetera. Poi un tag ha degli attributi o delle proprietà. E infine c'è anche il suo contenuto. Il suo contenuto possono essere altri tag o dei testi. Tramite JavaScript puoi accedere al contenuto della pagina tramite il DOM utilizzando l'oggetto document e puoi manipolarlo, aggiungere, rimuovere o modificare degli elementi della pagina. Ed è appunto questo che React semplifica, ma in un modo più efficiente, grazie a quello che si chiama il Virtual DOM. Che cos'è il Virtual DOM che sta su React e come lo usa React? Dunque, React invece di manipolare direttamente il DOM reale della pagina, che potrebbe essere lento e anche poco efficiente, soprattutto quando si hanno applicazioni web complesse, pensate per esempio a Instagram, React crea una copia virtuale del DOM in memoria, chiamata appunto Virtual DOM. Ogni qualvolta che l'utente fa un qualche genere di interazione con l'applicazione, o per esempio i dati cambiano per qualche motivo, React non aggiorna immediatamente il DOM reale, perché il DOM reale è poi quello che noi effettivamente vediamo a schermo. Invece, prima cosa che fa è che internamente aggiorna questa copia virtuale, quindi aggiorna il Virtual DOM e poi non fa altro che confrontare questa nuova versione del Virtual DOM con quella reale e individuare le cose che sono cambiate per poi applicarle effettivamente nella pagina. React confronta le due versioni del DOM e calcola il numero minimo di modifiche necessarie per far diventare il Virtual DOM modificato uguale a quello reale. In questo modo React applica solamente le modifiche essenziali, migliorando di molto le prestazioni rispetto alla manipolazione diretta del DOM che faremmo utilizzando JavaScript nudo e crudo. Quindi il Virtual DOM è uno dei motivi principali per cui React risulta così efficiente. Riduce il numero di operazioni necessarie sul DOM reale, che è noto essere una delle cose più lente che si ha quando si tratta di aggiornare pagine web. Facciamo un esempio semplice messo a paragone con il codice JavaScript classico e lo stesso esempio fatto in React. Questo codice mi permette di aggiungere degli elementi ad una lista. Scrivo e aggiungo. La prima cosa che devo fare è quella di identificare il campo dell'inserimento del testo, poi il tasto e poi la lista. Aggiungo un evento al tasto e poi dentro questo evento devo creare un elemento DOM con il testo che devo aggiungere, quello che ha inserito l'utente e appenderlo infine alla lista. Per manipolare il DOM con JavaScript classico occorrerebbero diversi passaggi. Lo stesso codice in React diventa questo.
Qui abbiamo la funzione che corrisponde all'evento che viene attivato quando viene premuto il tasto per aggiungere un elemento all'interno della lista. Qui abbiamo il codice che si occupa di stampare la lista a schermo. Ovviamente ci sarebbero un paio di cose aggiuntive di cui dovrei parlare, che comunque non posso coprire in questo video, ma l'essenza di React è questa: semplificare di molto lo sviluppo web. Inoltre, vedete qua, ho messo codice HTML all'interno di codice JavaScript. Questa è una cosa che con JavaScript puro non si può fare. E com'è possibile questa cosa? React utilizza JSX, ovvero JavaScript Extension, che permette di aggiungere codice HTML dentro codice JavaScript al fine di evitare queste robe qua, ovvero document get element by d, salamadonna, eccetera. Cioè JSX ti permette di aggiungere codice HTML all'interno di codice JavaScript. JSX è puro zucchero sintattico, e se non sapete cosa sia lo zucchero sintattico potete andare a recuperare questo video. Quello che avviene dietro le quinte e quello che vi sto per dire è perché alla fin fine i nostri browser vogliono codice JavaScript puro e crudo, e che viene tutto convertito in qualcosa di questo tipo. Quindi alla fine tutto il codice che noi scriviamo in JSX alla fine viene convertito in codice JavaScript puro per essere eseguito sui nostri browser. La potenza di React, che permette di fare tutto quello che vedete, è quello che ti permette di definire dei componenti, che sono dei componenti, diciamo, visibili dell'interfaccia, che possono essere utilizzati in molte parti della vostra applicazione e vengono implementate da un punto di vista di codice come delle normalissime funzioni JavaScript. Un componente può essere da un singolo tasto alla card di un video sulla vostra pagina di YouTube. Chi ha creato React? React è stato fatto da Jordan Walke per Facebook nel lontano 2013. Sì, all'epoca si chiamava ancora Facebook. Meta lo ha reso pubblico e adesso è diventato uno standard nel mondo delle applicazioni web. E quali sono le piattaforme che oggigiorno usano React? Beh, banalmente tutte quelle di Meta: Facebook, Instagram e WhatsApp web. Ma abbiamo anche Netflix e Airbnb, per nominarne alcune. E non finisce qua. C'è un framework basato su React chiamato React Native che, utilizzando React, ti permette anche di sviluppare applicazioni per qualsiasi piattaforma. Se per esempio avete nel vostro computer applicazioni come Discord o Notion, non è un caso che sono parecchie simili alle loro controparti web. Una cosa importante di React è che React non fa tutto. React base non arriva a fare miracoli. Tuttavia, con il supporto della comunità, c'è una bellissima e completa rosa di librerie di terze parti su cui si può contare. E questo ci porta al video di venerdì scorso, quello su Polyfill. Framework come React usano librerie come queste, ed ecco perché in quel video vi dicevo che il mondo del web era stato scosso da quello che è successo con Polyfill. Questo perché, per quanto possa essere figo React, alla fine viene generato il codice JavaScript che tutti i browser devono eseguire. E se un utente utilizza un vecchio browser, allora Polyfill fornisce la retrocompatibilità necessaria, tale per cui lo sviluppatore non deve pensare, diciamo, oh, vediamo su quale browser l'utente sta girando, eccetera, eccetera, eccetera. Non gliene frega niente. Lo sviluppatore si dimentica di questo problema e si concentra sullo sviluppare l'applicazione web. È praticamente rendendo, diciamo, togliendo allo sviluppatore un problema fondamentale. Quindi, quando io vedo questi commenti in cui viene detto, a me sembra che questo continuo mettere tappabuchi per la retrocompatibilità alla fine faccia più danni che altro, non è così semplice.
Perché intanto l'esempio che tu fai con Microsoft non è calzante. Qua non si tratta che è scaturito un bug per garantire una retrocompatibilità. Qui si tratta di un attacco totalmente diverso che sfrutta quella componente che adegua la retrocompatibilità. Loro hanno preso come target quella libreria per la sua diffusione, ma non c'era una falla di sicurezza nel codice della libreria stesso. Ci sarebbe ancora tantissima altra roba da dire su React, ma mi limito ad altre due cose. Per sviluppare web app c'è bisogno di un framework che permette di eseguire quello che si sta sviluppando proprio in locale durante proprio le fasi di sviluppo. Per React ne esistono diversi, tipo Vite o Next.js, ognuno con i suoi pro e con i suoi contro. L'altra cosa che vi volevo dire è che React permette anche di utilizzare TypeScript. Per chi non sapesse cosa fosse TypeScript, è JavaScript con l'aggiunta dei tipi. Già lo so cosa molti di voi a questo punto cosa stanno pensando. React fa schifo, Vue è meglio, Angular è figo. Cosa volete che vi dica? Ognuno si affeziona ai framework che vuole. Io proseguo con React, a meno che non ci sia un vantaggio concreto e netto nel preferire l'uno rispetto all'altro. Io, infatti, oggi vi ho portato React. Tra due settimane vi farò vedere un mio progetto che ho fatto su React. I più navigati di voi del canale sapranno già di cosa sarà il progetto. Per tutti gli altri, andate a scavare nel canale oppure attendete due settimane. E voi? Avete mai utilizzato React? Fatemi sapere qui sotto nei commenti che, come al solito, io leggo tutti. Scenderò giù e mi metterò sul divano col cellulare a leggere i vostri commenti. Grazie ancora una volta per essere stati qui con me anche oggi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!